Un dato veramente che inquieta, perché veramente il pensare che la maggior parte degli incidenti sono dovuti a distrazione, penso che quel maledetto strumento che è il telefonino faccia molte vittime, e vuol dire che veramente bisogna agire su alcuni momenti di formazione oltre alla parte repressiva, e quindi le sanzioni sono la prima parte dell'intervento, ma poi la seconda parte altrettanto importante sono alcuni provvedimenti e alcuni magari percorsi culturali per riuscire a modificare il comportamento. Non sono fattori naturali questi, ma sono comportamenti di inciviltà che dimostrano che siamo sempre connessi con i telefonini, ma non siamo connessi con la strada. Quindi l'auspicio è che le sanzioni possano servire perché i bresciani comincino ad avere un comportamento più consono e più adeguato anche sulla strada. L'obiettivo a volte della colpa o la responsabilità che danno alle amministrazioni è di fare il cassetto con le multe. Io dico che se si fanno le multe perché la gente non rispetta le regole. Noi abbiamo dato un giro di vite soprattutto su alcuni fenomeni che ci sembravano un po' più delicati, quindi i parcheggi sulle piste ciclabili piuttosto che l'utilizzo improprio dei parcheggi per disabili. Quindi in modo particolare abbiamo chiesto al comando della polizia locale, che ha risposto in modo adeguato, di fare un controllo importante a questo punto di vista. Abbiamo messo un controllo fisso con adeguata ovviamente segnaletica anche su via Montelungo, che è una zona, un raccordo sulla quale purtroppo abbiamo notato che le autovetture sfrecciavano a velocità non sostenuta ma molto sostenuta. Io penso che l'aspetto repressivo vada comunque mantenuto. La polizia è quella che ti dà le multe quando sbagli, ma è quella che interviene quando hai bisogno. Il fatto che molti non rispettano le regole è un dato di fatto, e quindi questo un po' ci rammarica, perché vuol dire che il numero di incidenti rimane più o meno stabile nonostante, diciamo, tutti quegli interventi di calmieraggio della velocità, e quindi la costituzione di zone 30, il fatto di avere costituito le zone pedonali veramente riservate al traffico pedonale, avere fatto delle ciclabili come Dio comanda e quindi in totale protezione. Nonostante questo vediamo che gli incidenti avvengono. Ecco, questo è un rammarico, e quindi continueremo con la fase repressiva, perché non solo fa cassa, ma quello è secondario, ma è garanzia di presidio del territorio. E dall'altra parte continueremo con le scuole, tutti quegli interventi, non solo nelle scuole, andiamo anche nei circoli degli anziani, per riuscire a creare una cultura della vita, una cultura del rispetto, una cultura della legalità. E su questo continueremo in modo determinato e forte per avere cittadini più consapevoli, che ad ogni atto comporta una conseguenza, e quindi cittadini più attenti a rispettare le regole e, purtroppo, se non la capiscono, anche a pagare le multe.